Allora, buonasera, penso che mi sentite così, è inutile che accendo, è pure acceso il microfono, va bene, ero convinta di no. Grazie di essere qui per la presentazione di questo testo a cui tengo molto, tengo molto in particolare alle filosofe del XX secolo e tutto il lavoro di ricerca di questi ultimi 15 anni. È un tentativo di metterle all'interno della storia della filosofia che nella manualistica e nell'antologia eccetera riportano solo i filosofi del XX secolo, invece i filosofi della storia della filosofia nel XX secolo, con figure come Hannah Arendt, Maria Zambrano, Simone Weil, Jean Hirsch, la filosofia cambia e anche le categorie filosofiche cambiano. Pensate soltanto ad Hannah Arendt, la categoria della nascita, in una filosofia che invece era sempre tesa al pensiero della morte, no? alla mortalità, alla finitezza, eccetera. Simone Weil, che viene da una famiglia di alta borghesia francese, decide di fare delle esperienze concrete per comprendere meglio le questioni, quindi per esempio lo sradicamento delle fabbriche in un periodo fordista, e lei va a capire per comprendere che cosa significa vivere il fordismo sulla propria pelle e diventare quasi come una macchina, così lo sradicamento contadino, andare a vedere nelle campagne che cosa realmente accade. Quindi sono filosofe che non si risparmiano e si mettono in gioco. La stessa Maria Zambrano, una filosofa spagnola allieva di Ortega y Gasset, che avrebbe potuto ricoprire la prima cattedra di metafisica all'Università di Barcellona in quanto donna, una donna filosofa, rifiuta perché non vuole essere una docente universitaria sotto il franchismo. Quindi insomma sono scelte esistenziali e politiche molto forti, e quindi la mia idea appunto che la filosofia cambia di statuto. Il luogo, io qui nel 2009 ho organizzato un convegno su Simone Weil che aveva avuto vari studiosi, quindi dopo 10 anni ritrovarmi qui insomma a parlare ancora di Simone Weil, questa volta in relazione a suo fratello André, perché questo testo, L'arte della matematica, curato da Maria Concetta Sala che è qui accanto a me, rappresenta appunto una corrispondenza di un affetto tra questo fratello e sorella, e anche di un rapporto intellettuale molto, molto forte. E sono ancora più felice perché ci troviamo in un momento, diciamo, assai lungo di settorializzazione sempre più specifica dei saperi, quindi ognuno sta nel proprio dipartimento e si cura le proprie cose, e invece far incontrare filosofia e matematica, no? Come era uso nell'antichità. E grazie proprio a questo epistolario che mette a confronto i pensieri di questa giovane filosofa, o meglio, negli anni 40 aveva una trentina d'anni, perché poi Simone Weil ha avuto una vita brevissima, è morta a 34 anni, con André, che è considerato uno dei più grandi matematici del Novecento. E una delle frasi che mi ha colpito molto leggendo questo libro è quando Simone Weil dice: non è tanto la matematica in sé a interessarmi, quanto i matematici, così come in ogni altro ambito. Quindi questo elemento della persona e dell'essere umano che veicola il sapere, non solo il sapere in quanto tale, ma un po' mi è venuto da pensare a quello che Hannah Arendt dice delle figure esemplari, no? Che a volte ci cambiano la vita, e dove c'è la soggettività chiaramente di un soggetto che agisce, dice, fa delle cose, e che però veicola anche l'oggettività di un sapere, perché convinzione di Simone Weil è che nessuna attività è senza attinenza e legami con le altre attività che facciamo. Appunto, tentiamo sempre di frammentare, di dividere, così come dall'antichità dei tempi, no? Lo spazio privato è diverso da quello pubblico, l'amore è altra cosa rispetto al sociale, eccetera. Invece tenere insieme senza frammentazioni.
La domanda di Simone al fratello André, che in quel momento si trovava in carcere perché aveva rifiutato di prendere le armi e combattere le guerre, quindi all'epoca si andava in prigione, gli fa una domanda ardita, cioè vuole che il fratello le spieghi in che cosa consistano esattamente l'interesse e la portata delle sue ricerche matematiche. E giustamente il fratello le risponde: ciò varrebbe come spiegare una sinfonia a dei sordi, cioè la difficoltà di tradurre in un linguaggio discorsivo e dialettico quelle che sono le sue teorizzazioni e intuizioni matematiche. Però è interessante il fatto che Simone Weil si sforza continuamente di far intravedere quelle che sono le sue intuizioni, e quindi è della cosa che lei chiede anche al fratello, ai non specialisti. E questa è una cosa importante, cioè che il sapere non sia soltanto qualcosa di accessibile soltanto a chi si occupa di quel determinato sapere, ma che possa essere fruito anche dalle persone che non hanno accesso all'università, eccetera, eccetera. L'altra cosa che mi ha colpito è che André, sempre in questa risposta alla lettera in cui Simone gli chiede devi trovare un modo per tradurre queste idee in modo che tutti quanti le possano capire, le dice: guarda che la matematica è un'arte, una sorta di scultura in una materia estremamente dura. Ecco, quindi la materia estremamente dura è anche l'astrazione che accompagna tutto il processo di elaborazione matematico. E lì Simone controbatte, dice: sì, la matematica però non è solo un esercizio della mente, ma una chiave della natura per stabilire un'identità di struttura fra la mente umana e l'universo. E riprendendo alcune cose che venivano dette da Platone, ma anche dai pitagorici, eccetera, no? Sapete che Platone nell'Accademia aveva fatto scrivere: qui non entra chi non è geometra, eccetera, perché la matematica era intesa come la condizione della somma virtù, cioè per essere virtuosi era necessario avere questo incontro proprio dal punto di vista del metodo, direi, della filosofia, come riferimento la matematica. Poi la matematica, sapete, tante cose, senza la matematica non ci sarebbe la musica, che diciamo è un linguaggio che traduce, è comunque fatto di numeri. Il punto, direi, forse di attrito, ma qui poi ci sarà Maria Concetta Sala, Franco Ventriglia e Sandra Plastina, che ne parleranno anche loro, è che Simone Weil parte chiaramente dalla filosofia, dall'intuizione greca, di un'origine divina, diciamo così, dell'intelligenza umana. E questa origine crea questa identità di struttura tra la mente e l'universo. Quindi tutto vive all'interno di rapporti, di relazione, che consente di creare un rapporto anche tra cose che non sono simili tra di loro. Per cui Simone Weil dice: la proporzione è al centro dell'arte e della matematica. La proporzione è ciò che permette al pensiero di cogliere e di ordinare in un sol colpo la diversità. È chiaro che lei lì ha in mente tanti frammenti pitagorici, dove l'unità è intesa, alla sua base c'è una molteplicità, non è l'uno da solo, formato e senza questa diversità alla sua base. L'altro elemento ardito di Simone Weil è che nella lettura di Platone e dei frammenti di pitagorici, diciamo così, ma anche andando a recuperare tutto quello che è il sapere iniziatico che ci proveniva dall'Egitto, ed è bellissima la citazione quando lei scrive: io non voglio se avessi una macchina del tempo, io non vorrei tornare ai greci, a Platone, vorrei tornare nella civiltà egeocretese. Questa cosa innanzitutto
c'è da dire che la civiltà egeocretese aveva un rapporto tra maschile e femminile che non era di subordinazione di un sesso verso l'altro, anzi Eleusi, i misteri di Eleusi conservavano e si nutrivano di quella che era la figura della grande madre, che è assolutamente interna alla civiltà mediterranea. Simone Weil non era una femminista, diciamo, né aveva teorizzato una differenziazione tra i sessi, però in ogni caso lei vede in quella cultura qualcosa che è stato perso nel corso della civilizzazione. Questa cosa è l'affinità che lei trova tra la geometria e la giustizia, cioè il mondo è costituito da un'armonia. Il pensiero aspira a concepire il mondo come un'opera d'arte, cioè perché esiste la bellezza, perché esiste l'amore, perché esiste questo elemento armonico per cui le cose sono belle, no? Basta fare una passeggiata nella natura. L'altra parola, oltre a proporzione, è purificazione, che è molto vicina ad astrazione. Consiste nel fatto che l'ordine dell'universo diventa oggetto non solo di contemplazione, ma anche di amore, perché un ordine armonico e che sprigiona bellezza, come dire, lo si ama anche per quello che è. E chiaramente in questo processo di purificazione e di astrazione ci si riesce a liberare dal tempo. Quindi fa tutto un lavoro, un triangolo, e ieri e oggi sarà per sempre. E tutto questo è legato agli antichi misteri orfici di Eleusi, che secondo Simone Weil giravano attorno all'idea dell'uno, del molteplice e dell'illimitato. L'altra cosa, e con questa finisco, una filosofa napoletana, Angela Putino, che ormai da molti anni non c'è più, ma che era una fine studiosa di Simone Weil, ha scritto un libro magistrale che si chiama Simone Weil, un'intima estraneità. In tutto questo libro Angela Putino tira fuori anche, dedicando un capitolo ai transfiniti cantoriani, la differenza, e ve la dico in maniera molto breve, che però è un elemento secondo me attuale di ciò che stiamo vivendo, tra l'infinito e l'illimitato. L'illimitato è la hubris, cioè l'andare oltre i limiti senza alcun tipo di giustizia, quindi superando tutti i limiti, ed è quello che riguarda le società, in particolare le società occidentali, insomma, ma non solo. E infatti tutto il discorso di Angela Putino chiama in causa Freud, Lacan, eccetera. Invece l'infinito è ciò che ha il finito in sé, pur andando oltre. Ed è in questo, e allora Simone Weil, per chiudere, dice: il bene consiste nell'eliminare l'illimitato, cioè la hubris, la tracotanza, e in questo risiede la giustizia. Io mi fermo qui, e vi ringrazio e passo la parola a Sandra Plastina. Grazie Stefania. Allora, sono veramente molto contenta di essere qui a questo tavolo, pur non essendo una studiosa di Simone Weil, ma proprio grazie alla frequentazione con Stefania, allo scambi recenti, sono ritornata sui testi e a rileggere in maniera, insomma, più approfondita, da studiosa di filosofia moderna, quindi da una prospettiva, diciamo, cronologica distante dall'ambito di riferimento di Simone Weil. E poi questo mio approccio ritornerà alla fine di queste brevi cose che sto per dire. L'elemento più decisamente interessante anche ai miei occhi è quello che sottolineava Stefania a proposito del reinserimento del pensiero matematico da parte di Simone Weil, che diventa reinserimento nel pensiero tout court, integrato con la filosofia, cioè il suo interesse per Platone e per i pitagorici è un ulteriore approfondimento di questo legame indissolubile che c'è tra matematica e filosofia, e sono l'una indispensabile all'altra. E questo profondo interesse per la matematica, che poi percorre, insomma, tutta l'opera di Simone e ritorna, insomma, più riprese, è in qualche modo legato a questa sua fortissima vocazione alla verità,
matematica, filosofia e verità. Quindi legame tra matematica e verità e il suo slancio, la sua attenzione a capire e a far capire, a porre l'accento su queste le verità evidenti che la matematica in qualche modo ci propone, come per esempio quella tra le parti e il tutto, cioè la matematica ci mette in relazione, rende elastico, insomma, e attivo il nostro pensiero e ci propone una serie di questioni. Dunque il rapporto per esempio tra il tutto e le parti, in Simon c'è questa attenzione, la vera conoscenza. Le vere conoscenze sono le conoscenze dei particolari, sono conoscenze precise e particolari e si acquisiscono grazie al lavoro sulle parti e sui dettagli. In tutti nei quaderni, i quaderni sono disseminati di osservazioni, esercizi di matematica, di geometria, aritmetica, calcolo di derivate e integrali, quindi Simone è attivamente dentro queste questioni. E così come la storia della matematica per lei riveste un interesse notevole. E ci sono continui riferimenti ai grandi matematici greci, da Euclide a Diofanto, fino alla matematica che si discuteva ai suoi tempi, di cui il fratello sarà poi uno dei grandi protagonisti del gruppo, appunto, di questi matematici un po' eterodossi del gruppo di Bourbaki. Ed è anche interessante dal punto di vista della storia del pensiero scientifico la divisione che Simon fa della storia della matematica, dividendola appunto la grande storia della matematica greca e poi l'età classica, anche per lei non è la Grecia, l'età classica è Cartesio e Viet, la matematica diciamo del 600, e poi la matematica moderna per lei è la matematica dei suoi contemporanei, la matematica del fratello di gruppo di questi grandi matematici. E, tutti i grandi matematici, i nomi dei grandi matematici compaiono nei quaderni. Questo studio, ahimè, non l'ho fatto io, non è mio originale, l'ho appreso ritornando ai testi di Simone e leggendo un interessantissimo seminario di un grande matematico, un nostro contemporaneo, matematico francese che si chiama Laurent Laforgue. Laurent Laforgue mi ha colpito perché conoscevo un po' il nome, una medaglia Fields del 2002, un matematico che ha anche interessi filosofici forti, all'Accademia di Scienze, di cui lui è un membro, nel 2000, forse una decina d'anni fa, fa un intervento su Simone Weil e dice appunto che sono presenti tantissimi riferimenti, non so, quasi 100 pagine nei quaderni, proprio di matematica, recuperandoli dagli indici analitici. E poi c'è questo, nei quaderni evidente, che Simone è insoddisfatta della matematica dei suoi tempi, come è diventata la matematica. La matematica non era questo, dice lei. Perché? Perché è insoddisfatta? È insoddisfatta perché è diventata, un po' lo capiamo anche da questo bellissimo scambio, no, epistolare con il fratello, è diventato un tecnicismo, è diventata roba per specialisti. Certo, la matematica è anche questo, però la matematica è un'arte, è qualcosa di più per Simone, no? C'ha uno spessore, un valore concettuale e di chiave proprio ermeneutica per la comprensione della realtà, quindi non si può ridurre solo ai matematici che tra loro, se li intendono, hanno un linguaggio molto tecnico e molto specialistico. Questa apertura di Simone significa in qualche modo recuperare quello che la matematica è stata. Perché in qualche modo questa unità che lei cerca nel sapere, no? Non solo divisione e tecnicismi, ma un'unità, è costituita proprio ancora una volta dall'amore, il raccordo, il filo rosso è l'amore per la verità. Allora, le sue osservazioni sulla matematica nei quaderni, seguendo anche quello che dice molto intelligentemente Laurent Laforgue, vanno di pari passi con le riflessioni. Da una parte c'è la matematica e la sua critica all'algebra, e ora vediamo perché. Poi, parallelamente, riflessioni sul denaro e sulla che cosa è diventata la società monetarizzata, come dire, tutto in termini di economia e moneta, e il macchinismo, cioè la macchina, che ha acquistato un ruolo preponderante, eccessivo, determinante. Quindi nel lavoro moderno, dice Simone, nel lavoro così come lo si è concepito, insomma, negli ultimi
nell'ultimo secolo si è sostituito la sostituzione del mezzo con il fine. Quindi il lavoro non è più un fine, il fine appunto della promozione dell'uomo, ma è un mezzo. Così l'algebra moderna, lei lo vede come la sostituzione del segno al significato. Non è più il significato, e lì e lei il suo sforzo è nel rendere quanto più vivo, no? e concreto questo significato della matematica. Invece l'algebra moderna ha sostituito il segno con il significato. E il macchinismo trionfante, imperante, cioè questa macchina che predomina su tutto, trova in qualche modo nelle cose il vero scopo, e non nello spirito con le quali le cose si fanno. Lei dice: il carattere universale del metodo che innesca la sua reificazione, cioè in qualche modo è un processo di reificazione, quindi sotto forma di macchina, sotto forma di questo modo che lei individua come un decadimento dell'algebra, e tutto un trionfo dell'oggettivato. Quello che Simon chiama algebra, appunto, è l'uso di norme efficaci, di tecniche acquisite, a cui però non si dedica più la fatica di pensare, e quindi di pensare il rapporto tra uno e molteplici, di pensare le strutture della realtà che corrispondono alle nostre strutture mentali. Quindi questo trionfo dell'algebra per Simone è un immiserimento di quello che invece è la grandissima chiave, no, di lettura che la matematica offre. La matematica, soprattutto la geometria, come vedremo, no? La geometria dei greci. E invece la scienza moderna è caratterizzata da questa astrazione sempre crescente, ed è il trionfo dell'algebra. Quindi lei dice, dal Cartesio in poi, quindi dalla modernità, insomma quella che noi identifichiamo come la scienza moderna, questo continuo riflettere sul particolare, mentre si è perso di vista la riflessione sull'universale. Perché ritornare a studiare per esempio la geometria significa per Simon ritornare ad occuparsi veramente di quella struttura portante dell'universo, e di ritornare a riflettere, a rendere evidente il rapporto che lega la mente, l'uomo all'universo, quindi la parte e il tutto, l'uomo e Dio. Allora, ci sono delle espressioni bellissime. Lo studio della matematica, dice Simon, aiuta ad imitare Dio, in quanto i greci consideravano l'universo come sottomesso alle leggi matematiche, il che faceva del geometra, perché qui è la geometria che individua queste strutture della realtà, faceva del geometra un imitatore del legislatore supremo. Tutto è numero, questo lo sappiamo, ossia, cosa vuol dire? Tutto è rapporto, tutto è in relazione, sono rapporti numerici anche i suoni, quindi noi attraverso i numeri e le relazioni tra i numeri abbiamo l'accesso a campi del sapere vastissimi. Non solo la matematica, la struttura dell'universo e la musica. Quindi c'è una fortissima legame, affinità, proprio perché in qualche modo sono le leggi dell'universo, tra la geometria e la giustizia. Perché il mondo appunto è costituito da un'armonia, e i rapporti sono in qualche modo quei rapporti lì che i pitagorici e i platonici chiamavano appunto rapporti matematici. Invece questa estrema, questa astrazione, questo pensiero che si sgancia dalle strutture della realtà, è per lei un impoverimento, cioè l'impoverimento dell'algebra. Dice: la scienza classica, abbiamo detto che classica per lei appunto la scienza di Cartesio e dell'età moderna, la scienza classica ha perso il bene rispetto alla scienza greca, e quelli moderni, cioè gli scienziati moderni, i due matematici moderni, i suoi contemporanei, hanno perso il pensiero rispetto a quello alla scienza classica. Quindi c'è stato un impoverimento, un decadimento. Dunque, anche nei quaderni, in queste letture così che insomma ho provato a fare, c'è questa
e poi Maria Concetta Sala ci confermerà, c'è questo profondo amore per la geometria e questo profondo riconoscimento del valore della geometria. Contro appunto questo livellamento dei segni, che è solo astrazione invece del predominio dell'algebra. Naturalmente le riflessioni sono estremamente interessanti, di grande spessore filosofico, anche in questo scambio con André. Lei dice, non capisco molto bene, no, le 16 pagine che André scrive, dice, non capisco molto bene, ho capito poco, perché sono altissimi concetti, eccetera, molto difficili, però il succo, diciamo, di quello che tu hai scritto me lo porterò con me, poi sarà utile anche a tanti altri, sicuramente. La prospettiva di Simone è profondamente filosofica, dove dice appunto che il numero rimanda al logos, ossia alla parola eterna di Dio. E dunque il numero è il rapporto specifico di ogni cosa con Dio. Dio è l'unità e il numero è la relazione di Dio col mondo. Questo problema, forse un matematico, un fisico, forse, ne sa tantissimo più di me. E pare che anche il fratello comunque avesse una sorta di resistenza a questa algebrizzazione delle scienze matematiche. Non ho proprio le competenze per entrare in questioni tecniche, però so anche da quello che scrive opportunamente la Fogg che, per esempio, un matematico di grande rilievo come di una generazione immediatamente successiva o forse contemporanea allo stesso André Weil, Alexander Grothendieck, un tedesco apolide, eccetera, un grandissimo matematico del Novecento, pare, è giusta la pronuncia? Sì, ok, sì. No, perché sono sempre... russo, tedesco, francese, cioè apolide, un grandissimo, anche per le sue prese di posizione contro la guerra, veramente un gigante. E pare che colga, non so se inconsapevolmente, insomma, cioè in maniera intenzionale o meno, alcune suggestioni di Simone a proposito appunto di questa eccessiva algebrizzazione. Dunque la geometria per Simone permette varie cose, cioè la geometria così come l'avevano insegnata i greci, soprattutto pitagorici e platonici, insegna soprattutto, abbiamo detto, queste relazioni, i rapporti tra l'uno tutto, la proporzione, che è un concetto chiave, proporzione, mediazione. E mi sollecitano ad approfondire perché lì ci sono veramente delle risonanze incredibili, e la contemplazione delle contraddizioni, dice anche la Fogg. La matematica ci mette nelle condizioni poi di sperimentare i limiti della nostra intelligenza, e la nostra intelligenza è sollecitata proprio dalla contemplazione delle contraddizioni. Anche alla fine, uno scritto tardo, che è stato poi ritrovato nelle carte di Simone, pubblicato da Gallimard, uno scritto del 41 che in Italia è stato pubblicato con un commento di Augusto Del Noce alla fine degli anni 60. Il titolo italiano mi pare che è stato tradotto anche in un altro modo, comunque ha a che fare con Israele e i gentili, l'amore di Dio, va bene, è un testo del 41. Simone ritorna ancora una volta sulla geometria e dice che la geometria greca è una profezia. Molti testi, dice Simone, lei li aveva letti, li aveva approfonditi, dimostrano che in origine essa costituiva un linguaggio simbolico concernente le verità religiose, quindi c'ha anche questo profondissimo valore. E dice che è probabilmente per questa ragione che i greci vi hanno introdotto un rigore dimostrativo che non era necessario per le applicazioni tecniche. Cioè c'è un surplus di rigore dimostrativo, e questo non è giustificato dalle applicazioni tecniche. Questo è qualcosa che ha a che fare con l'empito religioso, con una dimensione altra della geometria. Questo è un concetto molto caro a Simone, appunto, che si dedicò in maniera approfondita
alla storia, per capire insomma anche l'evoluzione. E c'è un riferimento molto interessante in questo scritto, ma forse ricorre anche in altri, all'Epinomide, cioè a un dialogo, diciamo, di Platone, ancora discusso, considerato magari di un allievo accademico di Platone, non proprio del maestro. Però è interessante l'uso che poi Simone fa di questo dialogo, perché anche qui dimostra che la nozione centrale di questa geometria greca, era il concetto di mediazione, ancora una volta. La geometria fornisce la possibilità di riflettere sulla mediazione. Allora, che cosa fa la mediazione per quanto riguarda la matematica? Rende simili numeri, come giustamente dicevi, che non sono tra loro naturalmente simili. E l'Epinomide, che è un testo caro, sembra un testo molto caro a Simone Weil, che lei traduce come la discesa di Dio, almeno in italiano, questo commento che poi farà Augusto del Noce alla fine degli anni 60. E lì si vede chiaramente, perché se si legge il dialogo, che sembra un po' il dialogo platonico, chiamiamolo platonico, di scuola platonica, e se si legge si capisce che è la continuazione delle leggi di Platone, gli interlocutori sono gli stessi, eccetera. Quindi c'è una riflessione anche, appunto, non solo sulla struttura, cioè la geometria, sulla città, sulla giustizia, anche la giustizia è rapporto e relazione, anche la giustizia è mediazione, no? E lì si legge chiaramente in Platone che solo la scienza del numero è veramente indispensabile all'uomo, e l'uomo sarebbe completamente smarrito e incapace di fare qualsiasi cosa se non avesse il numero. Quindi la scienza del numero, e Simone è lì d'accordissimo, rende l'uomo sapiente ed è un dono del cielo. E la facoltà del calcolo, infatti, a rendere i mortali, dice Platone, in grado di accogliere la virtù nella sua interezza. Inoltre, la sua importanza è evidente quando ci si accorge che anche le altre arti, e qui ritorna, la matematica è un'arte, e anche le altre arti dipendono dalla matematica, come la musica, per esempio, necessitano del ritmo e della proporzione, e quindi del numero, e ritorniamo sempre al numero. Dunque questa capacità di contare dell'uomo, che in quel modo lo mette in relazione a concetti come proporzione, mediazione, abbiamo detto relazione, e armonia, ordine celeste, e dal movimento ciclico dei corpi, dal moto dei pianeti, dice Platone, che dalle fasi lunari che apprendiamo questa ritmicità, questa armonia. Ora, io chiudo perché ci sarebbe tanto, ma sono molto più contenta di ascoltare quelli che seguiranno, e ho poi per Maria Concetta una mia, diciamo, curiosità, provenendo da studi appunto di filosofia del Rinascimento e di filosofia moderna. Quando lei osserva che c'è stato un tradimento, no, della geometria greca nell'età moderna, e si sofferma su Cartesio, però non so quanto di Rinascimento, quanto sia stata sensibile al Rinascimento. Questo perché? Perché il Rinascimento, per esempio, riprende, no, il concetto di aurea, di proporzione aurea, riprende Fibonacci e lo stesso Pacioli, e la proporzione aurea sembra quasi l'esemplificazione, no, di questa misura, in qualche modo, no, che c'è tra l'uomo e il mondo, non nella proporzione. Il Rinascimento, in fondo, è anche Leonardo, il Rinascimento è anche il platonismo molto forte in tanti autori che di matematica e di geometria in particolare si erano interessati. Ora, non so, questo per me è un invito ad approfondire e a capire quanto fosse presente la cultura del Rinascimento nella formazione filosofica e in genere, insomma, storica di Simone Weil, insomma, uno stimolo alla ricerca. Grazie. Grazie Sandra. Prima di passare la parola a Franco Ventria, volevo giusto dirvi che non a caso Hannah Arendt, in quel suo bellissimo testo Vita Attiva, Hannah Arendt non è una che cita spesso altri autori, e invece lì, quando parla della perdita del rapporto di appartenenza dell'uomo alla terra, cita Simone Weil, e in particolare
non l'epistolario che stiamo presentando adesso, ma questo testo sulla science, cioè sulla scienza, e cita questo testo. Poi, per me, studiosa di Weil, venendo da la difficoltà è sempre questa parola di Dio, no? Che io traduco in un mio linguaggio, diciamo in forma più laica, come bene. Perché il grande mistero per Simone Weil è quello del bene, nel senso che la società è macchiata da questa hubris, dalla tracotanza, dal male, dagli egoismi, dalla sopraffazione, eccetera. Però vediamo tutto questo, ma vediamo anche che il bene esiste, no? Se no ci saremmo, penso, come dire, estinti da molto tempo. E quindi questo bene, che lei poi chiama in svariati modi, cioè questo infinitamente piccolo che agisce nella realtà, fa sì che la giustizia sia qualcosa di reale e non qualcosa di irreale e solo nella mente degli uomini. Quindi volevo fare due precisazioni che mi erano, insomma, sono state sollecitate dall'intervento che hai fatto. E ho voluto Franco Ventria, come dire, per avere anche una parola più dal lato di André, e quindi delle risposte che André dà, e quindi di interpellare il discorso appunto più scientifico, matematico e fisico sulle cose che Simone dice. Grazie. Vabbè, innanzitutto una parola di premessa e di cautela, perché io non sono un matematico, non sono un filosofo, tuttavia sono un fisico teorico, quindi in quanto tale mi sento autorizzato a parlare sia degli uni che delle altre. E da questo punto di vista, diciamo, sia pure con la dovuta umiltà e cautela, dichiaro immediatamente che il libro è un libro che merita, perché è estremamente stimolante, oltretutto c'ha un ricchissimo apparato di note, e io entrerò poco in quello che è, diciamo, il contenuto specifico del libro, perché non voglio togliere al futuro lettore il gusto di andare a riscoprire delle cose che veramente vale la pena di leggere poi con una certa attenzione e, come dire, di prima mano. Prima di tutto vorrei parlare di un contesto, ecco il contesto in cui si situa questa corrispondenza. Il contesto in cui si situa la corrispondenza è il 40, la Francia del 40. Che cosa è stata la Francia del 40? La Francia divisa in due. Immediatamente prima è scoppiata la guerra, André, che è di 3 anni, più grande della sorella, stava nel 39 in Finlandia, era ospite di Lars Alfors, Field Medal, la prima Field Medal, allievo di Nevanlinna, di una famiglia di matematici, i Nevanlinna, il quale già si era schierato durante la rivoluzione bolscevica, costituendo un plotone di guardia bianca. La moglie di Nevanlinna è nazista. André Weil non è matematico, e tuttavia, diciamo, quando scoppia la guerra, lui si rifiuta di ritornare in Francia, configura, lui che già era in quanto laureato, nominato tenente, si rifiuta di tornare, e da questo punto di vista, diciamo, lui che è così amante del sanscrito e della Mahabharata, in particolare della Gita, diciamo il grande poema religioso indù, ecco, si trova all'atto dello scoppio della guerra come si trova Arjuna nella battaglia che contrappone due blocchi contrapposti. Arjuna, il grande e infallibile arciere, il quale si ferma ed esita perché non vuole spargere il sangue di fronte, cioè l'esercito dei suoi cugini usurpatori, non vuole spargere il sangue fraterno, e quindi si blocca, e il suo auriga Krishna, che si rivela essere Vishnu, invece gli rivela il Dharma. Il Dharma è la legge cosmica, è un ciclo che lui deve compiere, quello che devi fare va fatto, sia pure in modo mediocre, ma va fatto. Lui supera l'esitazione, dico Arjuna, e compie l'atto cosmologico entrando in guerra e poi vincendo.
Ecco, da questo punto di vista, diciamo, André si ritrova nella stessa posizione di Arjuna. Lui ha letto a casa di Nemandin il Mein Kampf. A casa Weil si parlava tedesco. Ha letto il Mein Kampf perché la moglie di Nemandin era nazista. Si è spaventato a morte perché non aveva capito finora. Si è spaventato, ha capito di chi si trattava. Però il suo dharma sostiene non è la guerra. Il suo dharma è la matematica. E quindi da questo punto di vista, diciamo, invece che andare a compiere l'atto, la legge cosmologica di Arjuna, lui più semplicemente si sente chiamato a compiere la legge coomologica, che di lì a pochi anni, Alessandro lo so, è terribile, però voglio dire, la matematica è la sua vera vocazione, è quello che lui sente come la legge assegnata a se stesso. Naturalmente lui poi dovrà tornare, viene scambiato per spia, eccetera, viene messo in carcere, e in carcere c'è l'occasione per questo scambio epistolare. Che cosa è successo intanto? Precedentemente, nel 1935, uno dei motivi sostanziali per i quali André Weil si rifiuta di partecipare alla guerra è che nella guerra precedente, quella del 14-18, un'intera generazione di matematici francesi è stata falcidiata. Per cui lui si è ritrovato all'École Normale, appena finita la guerra, nel 22-23, si è ritrovato, lui invece di avere come docenti i padri, si è ritrovato i nonni. E quindi in particolare si è ritrovato Boursat, si è ritrovato Adamar, si è ritrovato Lebesgue, si è ritrovato infine il vecchio, perché ormai era della generazione altra, Élie Cartan, il padre del suo amico Henri. E di fronte a questo, che è stato un gap spaventoso per la scienza francese, per la matematica francese, riprendere le fila, lui sente che il suo compito storico, il suo dharma appunto, è quello di non venir meno e di impedire che succeda un'altra volta questo orrore della strage di questa fascia di matematici intermedi, perché significherebbe la distruzione. D'altro canto è proprio perché è saltata questa fascia intermedia che lui si è trovato a Strasburgo nel 1933, dico Weil, a insegnare un corso di matematica col suo amico Cartan sui vecchi testi di Boursat, che erano del tutto insoddisfacenti oramai. E di qui nel 1935 la decisione di fondare per la riscrittura all'inizio semplicemente di un manuale di analisi che fosse buono per i primi due anni di matematica, un gruppo di giovani matematici attenti al rigore delle definizioni, attenti al rigore degli sviluppi anche formali, hanno fondato il gruppo Bourbaki. Il primo congresso è stato nel 1935. E in questo congresso, diciamo, il gruppo Bourbaki da subito, un gruppo anonimo, Nicola Bourbaki, il cognome Bourbaki era un generale napoleonico, gli hanno attribuito anche un nome, Nicola Bourbaki, gli hanno attribuito una residenza in un paese immaginario mitteleuropeo, la Poldevia. Ora, voglio dire, di fronte a questo, naturalmente c'è uno sforzo enorme per arrivare a formulare in modo nuovo, naturalmente con tutti i limiti che poi potremo vedere e discutere dopo, ma una matematica all'altezza dei tempi. Ecco, questa matematica all'altezza dei tempi è una matematica la quale si deve interrogare sul significato delle strutture. Questo sarà, come dire, la croce e la delizia dell'intero bourbakismo: struttura matematica. E avrà un fortissimo impatto. Lévi-Strauss sarà aiutato da André Weil a New York negli anni 50 a risolvere un problema combinatorio per le regole di matrimonio in certe tribù dell'Australia. E di qui la struttura familiare, come si combina. Lacan prenderà Bourbaki con Bourbaki alla mano, cioè il testo di matematica dedicato alla teoria degli insiemi,
farà le sue lezioni di freudismo lacaniano. E quindi il concetto di strutture che arriverà fino ad Althusser nella ricostruzione anche di alcuni aspetti del pensiero marxiano è un pensiero il quale ha avuto uno sviluppo enorme a partire dal 35 fino ad arrivare agli anni 60-70. L'altro limite grosso è stato, per esempio, se uno vuole entrare nel dettaglio di questo, che nonostante in quegli anni stessi, nel 40, sorgesse una dottrina, qual è una teoria, che è quella delle categorie, Bourbaki è assolutamente alieno dal parlare di categorie. E Grothendieck, di cui prima parlava Sandra, nonostante sia stato uno dei massimi esperti di categorie, in quanto bourbakista non ha mai parlato dentro Bourbaki di categorie. Interviene a questo punto il rapporto con la sorella Simone. La sorella Simone è veramente in questo contesto, diciamo, una figura affine ad Antigone in qualche modo, no? È colei che cura l'aspetto spirituale, gli manda i libri, gli fa procurare carta, penna, interviene insieme con la famiglia presso il direttore del carcere, e per rendere meno dura la condizione di detenuto nel carcere di Rouen di André, in attesa del processo per renitenza alla leva, come dicono loro, in sumissione, in subordinazione. In questo lei lo stimola perché diciamo da sempre lei ha partecipato anche, non so con quanti benefici, lei che è una filosofa, tuttavia attenta, parola chiave per lei, attenzione, attenta anche agli sviluppi della matematica, attenta soprattutto al pensiero del fratello, è intervenuta ai congressi, ad alcuni congressi Bourbaki, abbiamo le fotografie. Lo stimola e gli chiede: ma che ne è dello sviluppo recente dell'algebra? E diciamo, come dire, in questo stimolo insinua anche un suo punto di vista per il quale la teoria del numero, contrariamente a quello che si può pensare, diciamo, nel passaggio dalla matematica babilonese a quella greca, la teoria del numero, diciamo, resa come teoria geometrica, è antecedente e conseguente. Allora, lì ci sta una cosa importante che fa Simone, e qui lo posso dire senza togliere il sospa, che ormai è di dominio comune, cioè lei dice, guarda che prima ancora che di geometrizzare, questi avevano per la mente, dico questi nel senso di i preplatonici, e quindi anche addirittura i pitagorici, e lei sostiene addirittura i prepitagorici, avevano per la mente, perché i babilonesi ce l'avevano anche, la capacità di fare delle medie. Fare medie che significa? Loro sapevano fare tre tipi di medie. Per esempio, facciamo un caso giusto per intenderci, per comunicare. La media aritmetica fra 2 è 8 e 5, si fa la somma e si divide per 2. Ma la cosa più interessante non è la media aritmetica, la media geometrica da sempre è stata. Galileo riprenderà la media geometrica per fare i suoi calcoli con il pendolo. La media geometrica, per esempio, tra 2 e 8, si deve fare 2 per 8, che fa 16, e poi bisogna estrarre la radice quadrata, che è 4. Ora, la prima cosa che tu puoi fare, ti chiedi, ma per esempio, quant'è la media geometrica tra 1 e 2? Esiste un numero, una frazione, come si dice, un numero razionale, quindi un logos, il quale riesce a esprimere questo? Ovviamente no. Tuttavia, questa che sembra essere il momento di crisi, è quello che mette capo al logos, a logos, no? A questo ratio irrazionalis, cioè al numero logos a logos, questo numero irrazionale, questo rapporto irragionevole, ecco, questo tuttavia ha la possibilità di essere visualizzato mediante la geometria.
Pensate un momento per gli esperti al secondo teorema di Euclide. L'altezza relativa alla base di un triangolo rettangolo è media proporzionale fra le proiezioni dei due cateti. Quindi se uno piglia le proiezioni dei due cateti in maniera opportuna, allora si trova che l'altezza riesce, come dire, a esprimere. Il tutto viene collegato in maniera egregia, ci stanno pure delle figure che lei si sforza di fare, a un problema classico, che è il problema prima della come dire, duplicazione del cubo e poi ancora della duplicazione del quadrato, che mette capo direttamente alla radice quadrata di 2. La duplicazione del cubo viene a radice cubica dei 2. Questo problema, diciamo, nasce e viene, come dire, visto come già qui, diciamo, un primo contatto e connessione fra scienza e religione, se volete. E tuttavia la risposta a questo è che il numero, che è impensabile se uno lo vuole pensare in termini di frazioni, cioè in termini di rapporti, riesce a essere pensabile in termini di proporzione. Non appena uno vede che geometricamente la diagonale di un quadrato di lato 1 può essere disegnata e che quella è proprio la radice quadrata di 2 messa sul foglio o sul papiro, insomma, ecco. Allora, qui la geometria acquista un valore concettuale fondamentale, perché il valore concettuale della geometria diventa un valore conoscitivo. E il valore conoscitivo della geometria significa la possibilità di concepire questi numeri irrazionali, che lei chiamerà sempre i numeri generalizzati. Non capisco bene perché, visto che il fratello glielo ha detto un milione di volte, si chiama numero reale. Però, diciamo, rispettiamo il suo dettato, numeri generalizzati. E lei induce questo dicendo: guarda che viene attribuita alla teoria delle proporzioni tutto quanto a Eudosso, quella che poi confluirà nel quinto libro degli elementi di Euclide, ma certamente, siccome Eudosso è contemporaneo ed è allievo matematico insieme con Teeteto di Platone, non è possibile che questa teoria sia la teoria di prima mano, perché altrimenti Platone non avesse mai scritto "Entri chi conosce la geometria" davanti all'Accademia. Significa che questa è una teoria precedente, che viene sistemata e fatta avanzare da Eudosso con le sue famose definizioni di proporzione, eccetera, eccetera. Ora, questo è un aspetto, diciamo, che viene qui e che, mentre il fratello è molto cauto di fronte a questa affermazione della Velle, dice: guarda, non si sa mai i matematici come pervengono le loro scoperte. Quello della Simone gli sembra un discorso troppo lineare, no? I matematici pervengono alla scoperta della maniera meno lineare possibile, della maniera più trasversa possibile, ma più obliqua possibile. Sta di fatto che poi, come diciamo, la letteratura storico-scientifica ha acclarato una quarantina di anni dopo, Simone aveva visto giusto, nel senso, diciamo, il suo naso filosofico nell'andare a interrogare l'Accademia platonica aveva interpretato giustamente questo aspetto, e cioè ha ricostruito giustamente la conoscenza anteriore della teoria delle proporzioni dal punto di vista matematico. Andrea apprezza, tuttavia, nonostante, diciamo, non sia convinto, apprezza queste figure che lei gli manda nella lettera, e addirittura nella lettera, in una risposta, gli dice: io ho sempre sognato di costruire una didattica nella quale si arriva gradatamente, si parte da un'intuizione pura della figura senza nessuna spiegazione, e poi a mano a mano, perché è autoevidente quella figura, e poi a mano ti interroghi e arrivi a livelli successivi di astrazione. Ora, io non so se André avesse conosciuto, lui che era un lettore, diciamo, spettacolare e instancabile, avesse conosciuto questo libro, che l'edizione che Oliver Byrne nel 1845 fece dei primi 6 libri di Euclide. Ecco, vi faccio vedere, è libero online, si recupera. Non c'è una lettera, in queste figure, nelle dimostrazioni, ci stanno solamente i colori. Questo è un modo, diciamo, che avrebbe apprezzato. Avrebbe estremamente apprezzato, perché ne parla.
Ora, che connessione c'è fra questo modo di André di arrivare alla storia della matematica e anche da parte di Simone? Beh, il modo è questo. Simone nel 1932, cioè 8 anni prima, ha insegnato la prima volta in un liceo. A insegnare una volta in un liceo è con filosofia, però a conclusione dell'anno teneva da fare 8 ore di metodo scientifico, il metodo scientifico delle matematiche, e lei ne approfitta per fare un corso di storia della matematica, molto breve, da cui poi incomincia a pensare, quindi, perlomeno in maniera più, come dire, consistente, al rapporto tra pensiero, pensiero filosofico e pensiero scientifico. Lei non si sente, nonostante sia di matematica, non si sente molto, diciamo, consapevole di che cos'è lo sviluppo della matematica, di cui anche il suo interesse per la partecipazione a Bourbaki. Certamente per quanto riguarda la fisica non ne sa nulla a quell'anno, però lei vuole mettere riparo, e infatti nel corso degli anni, lo vedremo, nel 37 legge De Broglie. Nel 40-41, dopo queste lettere, arriva a leggere Planck. Naturalmente un Planck che era stato appena tradotto in francese, una raccolta di scritti d'occasione, quindi scritti divulgativi. Ma lei in una lettera dirà pure che si è cimentata con uno dei 4 volumi del suo corso di fisica teorica. Diciamo, questo che cosa mostra? Mostra un grande interesse. Perché? Perché qual è il punto che vuole sollevare Simone Weil? Qual è l'interesse? Allora, l'interesse è scienza, verità e bene. Questa è, diciamo, la costellazione che bisogna interrogare per intendere qual è non solo il lavoro della Weil, ma anche il rapporto tra la Weil e il fratello. Scienza, verità e bene. Insomma, la matematica e la scienza hanno a che fare con la verità. Quindi c'è un bene della verità. E tuttavia la scienza moderna, a differenza della scienza antica, ha perso qualche cosa. Ha perso qualche cosa, e questo qualche cosa che ha perso e che sta perdendo sempre più è la verità del bene. Allora, diciamo, in che modo lei riesce a coniugare, ma è interrogare la scienza. Dopo l'interrogazione matematica, nella quale, diciamo, il suo timore è l'interrogazione al fratello, ma insomma questa matematica, quest'algebra che tu stai facendo, è un'algebra che si riduce a un gioco combinatorio di puri segni. Qual è il significato di tutto questo? Spiegamelo. Il fratello, prima Nietzsche appunto dice, ma come faccio a spiegartelo? Poi si produce in una prodigiosa lettera di 16 pagine, prodigiosa lettera che all'inizio lui dirà, e non è sprezzante in questo, ma è solamente consapevole, nella prima pagina ti parrà di capire qualche cosa, poi dopo non capirai più niente, però gliela manda lo stesso. A che gli serviva questa prodigiosa lettera? Ecco, questa prodigiosa lettera è la base di quella che poi diventa la nota, la famosa nota del 40, nella quale lui produce delle affermazioni senza dimostrazione e un programma di ricerca che da lì a 8 anni, ci metterà 8 anni, compirà. Quindi, diciamo, questo documento è straordinario. Infatti questa lettera a Simone Weil, depurata di queste parti, diciamo, più personali, capirai, non capirai, eccetera, André la mette addirittura nella raccolta delle proprie opere scientifiche, e precede immediatamente, questa è 1949A, la 1940A, 1940B è la nota famosa che lui manda ai Comprendu e così via. Nota della quale parlerà poi nel suo necrologio di André Weil, Isère, suo compagno storico, burbachista anche lui, eccetera. La connessione allora con la divulgazione. La connessione con la divulgazione, che mentre Andrea appunto sognava questo, che cosa sognava contemporaneamente Simone? Ecco,
abbiamo sempre in quest'altro un altro scritto di Simon, sempre non pubblicato, che però sembra pari pari, non già un articolo, ma a me pare proprio quelle che erano una volta le relazioni che si facevano alle riunioni sindacali. Ricordiamo che in quegli anni lei frequenta sindacati anarchici, frequenta sindacati di sinistra, frequenta gruppi trotskisti, eccetera, e questa è una lettera nella quale lei si produce nella stesura di una sorta di programma per l'insegnamento delle scienze dal punto di vista storico nella scuola secondaria, e cita tra questi un nome importante per noi fisici, che è quello di Paul Langevin. Langevin è importante perché Langevin in quegli anni, stiamo nel 37, è incominciato, diciamo, a occuparsi, lui che ha introdotto la relatività in Francia, ha cominciato a occuparsi anche di questioni pedagogiche, tant'è che di lì a qualche anno, nel 44 e poi nel 47, metterà a capo un famoso programma o tentativo di riforma dell'insegnamento della scuola di tutti gli ordini, dalla primaria alla secondaria, che è il famoso progetto Langevin-Ballon, che poi è stato la base per tutti gli altri diciamo, momenti di riforma della scuola francese. Quindi da questo punto di vista, diciamo, quel documento che mostra un interesse pedagogico non secondario sia del fratello che della sorella vanno inseriti in questo contesto di riforma sociale profonda. E diciamo, a questo punto i due documenti che sono stati pubblicati, se non sbaglio, Simone in vita, sono due articoli pubblicati nel 41 e nel 42 che sono dedicati entrambi alla critica della scienza, e in particolare l'ultimo, per esempio, sulla teoria dei quanti e noi. Che ha a che vedere Simone con la teoria dei quanti? Lo dico subito, poco e niente. Ha capito qualche cosa dei quanti? Dico no. Ma non è questo il punto che voglio sottolineare. Quello che voglio sottolineare è che lei, diciamo, nel mentre che aveva colto con una notevole finezza nello sviluppo della scienza moderna classica, quella che dal 600 arriva all'800, diciamo, la connessione con lo sviluppo della classe operaia, di un proletariato, e quindi, diciamo, riesce a connettere il concetto di energia, lo vedi immediatamente come emanazione della figura del lavoratore manuale. Ricordiamo tutti quanti la formulazione che Planck fece dell'entropia, no? In cui introdusse il calore come concetto di rifiuto nel primo principio della termodinamica, mentre invece il lavoro era sempre collegato alla possibilità di far salire o scendere un peso. No? Ecco, lei lo prende in parola questo e discute su questo, però arriva al momento della teoria dei quanti in cui, diciamo, l'energia, che è sempre vista in questo modo come un che di continuo, perché è legata a una continua erogazione, appunto, di lavoro, è legata a una continua erogazione e a un continuo spostamento nello spazio, che per lei è il continuo per eccellenza. Tuttavia, lei qui vede la perdita rispetto anche alla scienza moderna, classica, un ulteriore passo, perché è l'ulteriore passo verso la verace perdita del bene. Ora guardate, questa verace perdita del bene non va presa con un'alzata di spalle. Stiamo nel 41, stiamo nel 42 e i forni di Auschwitz stanno funzionando. Contemporaneamente, di lì a pochi anni, un fungo atomico si alzerà sulle isole del Giappone. Questa straordinaria perdita del bene è un elemento che lei in qualche modo, diciamo, profeticamente intravede. Uso non a caso questa parola perché evidentemente era un dono di famiglia. Ser, questo suo amico di André, nel necrologio parla di Weyl come di un matematico la cui profondità era tale che riusciva a prevedere profeticamente lo sviluppo della scienza matematica di lì a 20 anni.
Alcune sue intuizioni sono state dimostrate 30 anni dopo dai suoi allievi, da altri, e quindi c'è un elenco molto bello, è disponibile online anche questo necrologio di Ser fa di André Weil. E quindi da questo punto di vista, diciamo, io penso che al di là del contenuto fattuale delle critiche che Simone Weil si sente di rivolgere alla scienza, alla teoria dei quanti e così via, ad esempio, non intende proprio il lavoro straordinario fatto da Einstein, non lo intende proprio, lo sottovaluta, si lascia diciamo andare a una serie di affermazioni che possono anche diventare, come dire, se uno le vuole prendere proprio in punta di penna, estremamente discutibili, per cui diciamo vorrei quasi introdurre di nuovo all'uso dei greci la categoria del bello nella categoria della verità, per cui dice a un certo momento è più bello dire che un'ellisse si può produrre mediante cerchi piuttosto che mediante le forze centripete, ma insomma voglio dire, significa rimanere a una visione cinematica, non attingere mai a una vera visione dinamica. D'altro canto, la sua formazione stessa, lei si laurea con una tesi su Cartesio, su Descartes, ecco, non arriva mai di fatto a intendere e a capire la figura di Newton. La figura di Newton, la figura straordinaria, il quale si riprende nei suoi principi, nonostante la scoperta e l'avanzamento del suo calcolo differenziale integrale, riprende una forma che è squisitamente classica, la forma geometrica. E quindi questo, per esempio, lei non lo vede proprio. Un'altra cosa ancora, lei accusa appunto questa perdita del contatto o della capacità della scienza di fornire una via per intravedere il bene o per intravedere un Dio in qualche modo. Ma si è interrogata mai su, per esempio, su quello che è stato il dramma delle origini della scienza moderna, e cioè del processo a Galileo? Allora, queste domande che restano in qualche modo senza risposta, perché voglio dire, la brevità della vita e la stortura degli interessi rispetto alla scienza, l'ortogonalità direi, non la stortura, l'ortogonalità degli interessi rispetto alla scienza di Simone Weil, la quale vedeva in Platone un prototipo di mistico e quindi aspirava a una scienza che fosse contemporaneamente una mistica. Ecco, da questo punto di vista io penso che, lasciando da parte questi aspetti che sono quelli che io penso più transeunti nella sua opera, però una serie di domande e soprattutto la ricostruzione, cioè la bellissima lettera 12, che è un abbozzo in cui lei ricostruisce quello che era il clima sociale e politico nella Francia dopo l'occupazione nazista, che è stupenda per quello che lascia pensare di quello che accadrà dopo. Ecco, questo resta come dire, come un documento vivissimo della storia da un lato di un'intelligenza matematica. Andrea alla fine dirà, lui che ha curato l'opera, dirà della sorella, dirà io alla fine sono stato solamente un matematico, di quella che invece è stata una grande pensatrice e soprattutto un grande spirito di quegli anni. Grazie Franco. Maria Concetta, adesso tu ci dirai. Allora, io vi ringrazio per le considerazioni, gli stimoli che date anche a me, che vi ascolto, che vi ho ascoltato con molta attenzione, e vorrei ripartire proprio dalla battuta finale sull'atmosfera fosca dell'anno 1940. Proprio dalla lettera che è stata citata proprio in questo momento. Simone Weil scrive al fratello: un'atmosfera pesante, fosca, soffocante è calata sul paese, sulla Francia, cosicché la gente è giù di corda, è scontenta di tutto, ma per contro è disposta a incassare qualunque cosa, senza protestare e perfino senza stupirsene.
Situazione tipica dei periodi di tirannide. Il malcontento generale, considerato sempre dagli osservatori superficiali come un indice della fragilità del potere, in realtà testimonia l'esatto contrario. Un malcontento sordo e diffuso è compatibile con una sottomissione pressoché illimitata per decine e decine d'anni. Quando al sentimento della sventura si unisce l'assenza di speranza, come sta accadendo ora, gli uomini obbediscono sempre, fino a quando uno shock esterno non restituisca loro la speranza. Allora, questo è scritto nel 1940, stava per consigliare a fratello di non fare troppo il gradasso nel presentarsi al processo e di badare bene che i tempi erano cambiati, che l'atmosfera era mutata. Quello che io ho avvertito, così come avverto in tanti altri scritti di Simone Weil, delle analogie con una certa pesantezza che oggi noi viviamo, no? In questo nostro contesto, una certa sensazione di soffocamento, di ribaltamento, di chiamate di principi, di chiamate di valori. Allora, c'è chi parla di crisi di senso. Per dire quello che noi stiamo vivendo, crisi di senso che coinvolge non solo gli esseri, ciascuno di noi, nel proprio essere corpo, mente e anima, ma anche le istituzioni, ma anche le relazioni, per cui tutti noi ci poniamo una domanda molto semplice: ma che ne è delle nostre relazioni comunitarie? Come mai non reagiamo? Perché da quella frase lì detta, scritta al fratello, perché non reagiamo? No, ne vediamo di tutti i colori in questo momento, però sembra che questa capacità di reagire non ci sia. Addirittura Simone Weil ci dice una cosa purtroppo che tante volte si è realizzata nella storia, che non ci fa stare bene, che tutte le volte che c'è un malcontento diffuso, ciò che si produce è una sottomissione al potere. Sembra che il potere sia fragile, in realtà il potere è molto più forte, e forse questo dovrebbe aiutarci anche a riflettere sulla situazione che noi viviamo oggi. Allora, qui sono state dette tante cose bellissime, no? Importanti, e ringrazio il professore perché è molto affascinante, anche nel suo intervento ci ha aperto tanti spazi. Io non sono una studiosa di matematica, di fisica, ho fatto un anno di fisica all'università quando ero giovanissima, perché mi ero appassionata per l'appunto alla teoria della relatività di Einstein, e in un anno avevo capito solo il concetto di limite. Il professore mi disse che è proprio così che si studia. Ho detto: ma così mi laureo a 100 anni, no? Se vado avanti così. Quindi cambiai strada, forse non era la mia la strada, però mi affascina molto, mi affascina, lo dico al professore, perché mi affascina molto. Io spesso come leggo un romanzo con grande amore, leggo anche un trattato di fisica di cui non capisco niente, però mentre lo leggo io amo ciò che leggo. Forse c'è nei saperi, nei singoli saperi, nelle singole discipline, c'è una parte segreta, inaccessibile, che arriva per altre vie. Io non saprei tradurre niente poi, così come lei ha tradotto, no, concetti matematici in maniera molto dettagliata e molto chiara, per quello che mi riguarda. Allora, mi sento in questo invece di poter dire qualcosa, ho fatto questa premessa volutamente, di poter dire qualcosa riguardo alla cultura, cioè mi rifaccio al modo in cui noi concepiamo la cultura. Qui si è parlato dei saperi, ma insomma i saperi sono differenti rispetto alla cultura. I saperi riguardano ambiti specifici di studi, riguardano ambiti specifici di conoscenza.
Allora, Simone Weil fa un'osservazione in un altro volume che è bello, importante, che si intitola in italiano, nella traduzione di Franco Fortini, La prima radice, in francese La racine, sarebbe letteralmente Il radicamento, e fa questa osservazione. Ai giorni nostri un uomo può appartenere alla società cosiddetta colta senza avere nessuna idea del destino dell'uomo e dall'altra parte senza sapere, per esempio, che non tutte le costellazioni sono visibili in ogni stagione. Ed è vero. E si tratta di uomini di una cultura media, che spesso sono anche docenti, ma che non... Forse lì c'è qualcosa che ci può chiarire l'interesse che Simone Weil ha per ambiti e saperi specifici, completamente diversi l'uno dall'altro. Credo che sia quella la chiave. Il riferimento per noi è forse molto, molto è molto difficile oggi nel contesto socio-economico in cui viviamo e anche nel contesto cosiddetto culturale in cui viviamo, sentire, accostarci a un pensiero, quello di Simone Weil, che trova le proprie radici in una cultura poetico-religiosa. Una cultura poetico-religiosa che è antichissima. È come se Simone Weil diventasse la voce, attraverso la quale questa antica cultura che noi abbiamo completamente smarrito, attraverso la quale questa voce, attraverso la sua voce, una voce che arriva da lontano, torna. Abbiamo questi testi straordinari riuniti in una raccolta che si intitola La rivelazione greca, tu citavi di Discesa di Dio. Allora, questa raccolta è una raccolta non a caso intitolata La rivelazione greca, che era un termine che hai usato. Lì possiamo vedere gli interessi di Simone Weil che vanno da una sua traduzione personale di Eraclito a un suo saggio straordinario sull'Iliade come poema della forza, a un altro saggio, Discesa di Dio, che era stato tradotto in italiano come Intuizioni precristiane, che voleva dire in qualche modo che Simone Weil, il titolo Discesa di Dio è di Simone Weil, non è Intuizioni precristiane, ma lì era stato messo questo titolo da parte di padre Perrin, questo padre che le è stato molto vicino nel periodo in cui Simone Weil è costretta insieme ai suoi genitori ad abbandonare Parigi, siamo nel giugno del 1940, e ad andare in quella che era la zona libera del paese, della Francia. Allora, se noi mettiamo questo alla base, forse tutta una serie di pensieri vengono, e se poi ci scegliamo un'immagine, Simone Weil è straordinaria perché va a riprendere tutta una serie di immagini che appartengono a qualcosa che ci può capitare di vedere. Prendo un'immagine di Ferecide. Ferecide proviene dai Fenici, è un pensiero che si chiama presocratico, in realtà giustamente qui è stato detto prepitagorico, forse è il modo più corretto per definirlo. Allora, riprende l'immagine di Ferecide dell'universo, del mondo, della terra, li metto tutti e tre perché... come una stoffa ricamata sull'asse del mondo che congiunge i due poli, una stoffa che ondeggia secondo il capriccio dei venti. Allora, lei di questa immagine ci dice che è l'immagine della combinazione del limite, il legame fra la stoffa e l'asse dei poli, e dell'illimitato, il vento, il divenire. Quindi
è un'altra lingua rispetto alla lingua filosofica a cui noi siamo abituati. Che certo, fra i due c'è molta differenza, fra i due fratelli, vengono dallo stesso contesto, vengono da un ambiente medio borghese, se non alto borghese, sono due persone intelligenti, colte, veramente colte, che attraversano diversi saperi disciplinari, ma hanno una concezione diversa. È stato citato giustamente il Dharma, in quello che il Dharma significa. Però c'è una distinzione lì, Dharma è vocazione, io l'ho usato un pochino per differenziare nella postfazione che ho fatto, perché, o quantomeno nell'interpretazione che Andrei dà del Dharma, il Dharma non è la possibilità di scegliere il proprio destino. Il Dharma, se lo si interpreta come vocazione, allora la vocazione si è chiamati a fare questo e a non fare quell'altro. Simone Weil a che cosa fu chiamato? Del Dharma ci ha parlato il professore, quindi io no, del Dharma di André Weil ci ha parlato il professore, quindi non. Invece mi interessa sapere qual è la vocazione che muove Simone Weil. In una lettera a Padre Perrin, raccolta oggi nella raccolta Attesa di Dio, Simone Weil scrive che a 14 anni ebbe, proprio per questo suo fratello geniale, no, che si ritrovò accanto, ebbe coscienza, prese consapevolezza della propria mediocrità. E entrò in una crisi, dice le crisi tipiche dell'adolescenza, però esce da questa crisi con la certezza che la sua vocazione è quella di ricercare la verità. Ora, certo, questa parolina verità può avere tanti significati, ma siccome a noi interessa qui andare verso la questione della scienza, della definizione che Simone Weil dà della scienza, allora credo che con verità, è stata utilizzata anche la parolina energia, io credo che in tutta questo desiderio, no, che muove Simone Weil a cercare di conoscere, questo desiderio di conoscenza da parte di Simone Weil, ci sia alla base l'amore, ma l'amore è concepito come una messa in moto dell'energia della verità, sono le sue parole. Cioè, cosa vuol dire energia della verità? L'energia è una forza, l'energia della forza attiva della verità. Lei dice che la verità non vuole assolutamente la menzogna o l'errore, che desiderare la verità equivale a desiderare un contatto diretto con la realtà. Ora, certo, queste definizioni sono un poco per noi, cioè rispetto a quei significati che sono stati dati dai grandi filosofi e anche da alcune grandi filosofe, parlare di desiderio di verità come equivalente al desiderio di un contatto diretto con la realtà e dire che l'oggetto di uno studio non vale niente se considerato di per sé. E questo significa, cioè, l'oggetto di uno studio vale qualcosa se è in relazione con altro e solo in quanto tale può essere amato. Ora, non so quanti di noi facciano questo lavoro tutte le volte che ci mettiamo a leggere, a studiare, ecco, però comprendiamo qualcosa. Se andiamo a spostare questo desiderio di Simone Weil come desiderio di un contatto diretto con la realtà, vado a prendere un passo della prima radice e lei lo applica agli uomini politici. Perché parlare di desiderio della verità, della forza attiva della verità, è ben diverso che parlare del desiderio di voler fare la storia. Gli uomini politici vogliono fare la storia, desiderano fare la storia. Lo scrive lei,
Siccome gli uomini politici sono ossessionati dal desiderio di voler fare la storia, e poi aggiunge gli scienziati, l'altro colpo per gli scienziati, così gli scienziati sono ossessionati dal desiderio di sentirsi, sentire se stessi come qualcosa di grande. Allora, lei dice che sia nel caso degli uomini politici con una simile idea, sia nel caso degli scienziati con una simile idea, con una simile ossessione, in realtà si tratta di una falsa grandezza, perché la grandezza vera non può essere estranea al bene. E questo forse noi un pochino lo comprendiamo, perché se pensiamo allo stesso Einstein, quando scopre quello che scopre e sa quali conseguenze, quali effetti avrà la sua scoperta, c'è un momento in cui anche lui avrà colto che lì in quella scoperta c'è il male e non il bene. Questa è una questione che bisogna porre poi agli scienziati. E la falsa grandezza, secondo Simone Weil, non solo è estranea a ogni considerazione di bene, dice che lo è anche perché si definisce in termini di quantità. Spesso scienziati e uomini politici mettono in conto solo che cosa? La carriera, le cattedre, gli onori, il denaro, il prestigio, la rivalità. E fa un'eccezione, fa l'eccezione di Gauss, dice che è un genio, fu un genio, perché lui dimenticava sempre, no, tutto quello che scopriva nei suoi cassetti. Poi qualcuno faceva una scoperta sensazionale e lui diceva umilmente, ah sai, l'avevo pensato, l'avevo scritto, mi pare una quindicina di anni fa, però fai bene, vai pure avanti. Ora, quindi vuol dire che qui c'è qualcosa che ha a che fare con il bene, perché l'umiltà, il genio, che cos'è? È l'umiltà nel pensiero. E per essere umili bisogna aver fatto la scelta dalla parte del bene e non del male. La questione, io non mi soffermo sulle questioni di proporzione, sproporzione, sugli incommensurabili, perché qui sono state dette in modo molto chiaro, invece vorrei soffermarmi un momento sulla questione dell'armonia, che è stata in parte citata. Allora, quando parliamo di conoscenza, cultura, scusatemi, poetico-religiosa, certo, noi ora abbiamo tutte queste religioni, no? Come dire, se uno è cristiano non è buddista, se uno è musulmano non può essere cristiano, cioè, ma qui nel pensiero weiliano, lei si definisce cristiana, ha dei contatti mistici, avverte la presenza del Cristo, questo lo scrive lei, è un dato di fatto inoppugnabile, perché noi crediamo a tutto ciò che lei ha scritto, quindi crediamo anche ai suoi contatti mistici. Allo stesso tempo lei dice che tutte le religioni, alle basi di tutte le religioni c'è un'unica verità, c'è un'unica idea di bene, e questo certo potrebbe essere per esempio ripreso nel momento in cui oggi vediamo venir meno il rapporto, le relazioni interreligiose. Ma volevo tornare alla questione del termine armonia. Allora, Simone Weil, attraverso quello che per il professore mi è sembrato fosse un poco inconcepibile, attraverso questa visione dell'ordine, del cosmos, questa armonia cosmica, vale a dire attraverso la visione di un universo sottoposto a delle leggi matematiche, e penso che su questo siamo d'accordo, l'universo che conosciamo, universi che conosceremo, perché molti altri man mano vengono scoperti, però la novità in Simone Weil è quella che c'è un legame fra armonia cosmica e armonia interiore.
Se noi siamo capaci di cogliere con il pensiero, ma non solo con il pensiero, quindi non solo con la mente, ma con il corpo, con l'anima, ognuno la può chiamare come vuole, ma se accettiamo Freud possiamo anche pensare che si possa trattare di qualcosa a cui diamo un altro termine, diamo un altro nome. Allora, se noi riusciamo a metterci, a spostarci in un'altra, su un altro piano, tenendo conto comunque che il piano non è mai unico, ma i piani sono molteplici, per cogliere tutta la complessità del reale e anche di questa armonia cosmica, forse riusciamo, attraverso la via intuitiva piuttosto che attraverso la via razionale, a cogliere qualcosa. Quando stiamo bene con noi stessi? Una semplice domanda. Quando ci capita di stare bene con noi stessi? Che cos'è quando dice sto bene, oggi sto proprio bene con me stessa? Forse quella parolina di armonia interiore, in qualche modo una corrispondenza ce l'ha. Perché dico questo? Perché c'è una questione di condotta di vita. A noi capita spesso di sentire qualcuno che parla, dice delle cose bellissime, addirittura posso pensare veritiere, e poi la sua condotta di vita va in una direzione che non è quella corrispondente a ciò che ha detto. Allora, in questo momento, in questa momento contingente, noi ci troviamo purtroppo, no, davanti a una situazione che sconvolge anche noi stessi, perché anche noi stessi a nostra volta, no, siamo trascinati verso, chiamiamolo pure un precipizio, che non è il precipizio solo sociale, ma il precipizio anche soggettivo, perché viene meno una corrispondenza fra ciò che siamo e ciò che pensiamo, ciò che diciamo, ciò che stabiliamo nei legami, nei vincoli e nei rapporti e nelle relazioni con gli altri. Allora, questo lo dico perché andare all'interno di questa affermazione di Simone Weil, che le matematiche intese come necessarie per stabilire un'identità o un'affinità fra la mente umana e l'universo, significa altro che ribaltamento hegeliano. Dobbiamo proprio completamente metterci in una posizione completamente altra. Allora, quel che sto dicendo di Simone Weil, che mi è arrivato quel poco che ho capito di Simone, lo dico perché sul piano concreto, materiale della vita, che è quello anche che conta, non è solo il piano del pensiero, Simone Weil trae tutto ciò che scrive dalle proprie esperienze materiali, da quel contatto con la realtà di cui parlavamo prima. Quindi non parla della soluzione alla questione del lavoro, non ne parla in termini semplicemente teorici, rifacendosi a Marx piuttosto che a Rosa Luxemburg, ne parla perché ha cognizione di causa, ha attraversato col proprio corpo e con l'incapacità di pensare, siamo nel periodo della taylorizzazione, che Simone Weil in qualche modo mette, collega all'assiomatizzazione del gruppo Bourbaki e all'eccessivo formalismo del gruppo Bourbaki. Siamo in quel periodo lì, lei attraversa quella condizione e può, no, trarne dei pensieri che hanno la potenza della verità, hanno quell'energia attiva della verità che è ciò che poi affascina, no? nei suoi scritti. L'ultima questione, poi torno alla domanda che mi ponevi tu, riguarda questa faccenda che per me è stato come più per via intuitiva. Perché i greci non si sono accaniti sulla porzione e invece si sono attaccati
attaccati all'idea di proporzione? È una domanda che mi sono posta, che mi è nata leggendo questi scritti. Allora, porzione è una parte. La porzione rimanda sempre a una quantità. E in qualche modo mi è parso di capire anche che nella porzione ci sia anche qualcosa che oggi è predominante nella nostra società, il diritto, l'idea dei diritti. Diritti, tu ce l'hai, io non ce l'ho, allora io voglio diventare come te, voglio avere gli stessi tuoi diritti, sacrosanto, sacrosanta richiesta, ma a furia di chiedere tutti i diritti, il diritto si è svuotato. I diritti si sono svuotati, non si sono svuotati magicamente perché il potere ce l'ha imposto. Infatti nessuno, no? A parte questa manifestazione sindacale che abbiamo visto con Landini, con tutto quello che è passato in Italia, vuol dire che i diritti si sono svuotati. È una questione che ci riguarda, perché i diritti fanno riferimento a delle quantità. La proporzione, come è stato giustamente detto, no? Che poi questa parolina non si capisce, forse corrisponde a analogia, forse. Forse l'ha portato Cicerone, proporzione, secondo la porzione, stabilendo tutta una serie di conseguenze. Ma quello che ci interessa è che in matematica la proporzione è un'uguaglianza tra due rapporti. Quindi io esco fuori dalla questione del numero, perché lì per attraversarla avremo bisogno di un altro momento di incontro. Allora, cosa vuol dire uguaglianza fra due rapporti? Se io mi metto a eguagliare dei numeri, delle quantità, adesso no, faccio un discorso un po' così grezzo, non faccio qualcosa di ulteriore, mentre la proporzione chiaramente, se mi dice la proporzione è fondata, no, sulla relazione, una relazione di uguaglianza fra due rapporti, certo le cose cambiano completamente. Se io volessi applicare quest'idea di proporzione all'ambito sociale, cambierebbero tante cose, perché dovrei andare a mettere insieme, a mettere in rapporto due termini, due questioni, due richieste, e cercare di portarle in collegamento con l'altra parte. Il professore ci diceva che esistono diversi tipi di proporzione, la proporzione geometrica, quella aritmetica, quella armonica, eccetera. Noi non entriamo su questo, ma certo mi interessa entrare su quest'idea di mediazione. Allora, per Simone Weil la mediazione essenzialmente torna di nuovo amore, termine che ci fa solo rabbrividire perché non si sa bene più che cosa sia diventato l'amore, e la applica alla proporzione continua, vale a dire alla proporzione a tre termini: A sta a B come B sta a C. Qui magari siete tutti esperti, va bene. Quindi questa è una media, cioè quando noi stabiliamo, facciamo una proporzione in cui due termini medi coincidono, vuol dire che il loro comune valore è la media geometrica dei due estremi. Ora, che cosa ha a che vedere proporzione e mediazione con giustizia? Questo è quello che per me è interessante trarre. Perché qui abbiamo detto, abbiamo cercato di collegare la geometria e la giustizia. Ora, siccome dentro la geometria ci stanno, e nella matematica ci sta questa proporzione, questa mediazione, che cosa hanno a che vedere con la giustizia? Io penso che lì ci sia, e lì forse bisognerebbe, insomma, per chi ha, a chi ha le competenze, scavare e cercare di andare a cogliere che cos'è che continua a guastarsi in questa nostra società se andiamo avanti con un numero ridotto a semplice algoritmo.
Che cos'è che continua a guastarsi? Riporto Zellini e chiudo su questo perché no, devo rispondere a te. Riporto Zellini. Zellini definisce l'algoritmo un processo, una sequenza di operazioni che deve soddisfare almeno due requisiti. A ogni passo della sequenza è già deciso in modo deterministico quale sarà il passo successivo. Oggi si parla tanto di statistica, no? Le percentuali, tutti già sanno tutto in anticipo, no? Anzi, potremmo dire che in qualche modo anticipano, anticipano ciò che accadrà, volutamente, non è una cosa casuale. E dice sempre Zellini che la sequenza deve essere effettiva, cioè tendere a un risultato concreto, reale e virtualmente utile. Quindi noi abbiamo qui un determinismo da una parte e dall'altra parte quella che si chiama oggi è un termine abusato, no? Deve essere efficace, deve essere utile, deve essere, no? Sembra che non si possa fare nulla se non si vede in qualche modo, se non si coglie questa utilità. E qui mi sembra che non solo la vita sociale, la matematica, ma ancora più a fondo la vita e la matematica si incontrano, ma si incontrano nel precipizio della condizione umana. Non ci fanno fare un salto qualitativo. I rapporti, chiudo con l'osservazione, con la domanda che ha fatto la collega, i rapporti con il Rinascimento, nel pensiero di Simone Weil. Allora, Simone Weil dice che quel Rinascimento fu una mancata rinascita. Tutto intero o l'ultima parte del Rinascimento? No, nella sua interezza? Tutto intero. Ma questo non vuol dire che lei non si metta lì a studiare, nei quaderni è presente, il dialogo dei massimi sistemi, cioè a fare tutto il lavoro poi, ad andare a fondo laddove ritiene che ci possano essere dei concetti, delle definizioni che possano in qualche modo, no, darle quella energia che la porti in direzione della verità, però non c'è da parte di Simone Weil. Lei dice che il vero Rinascimento, l'unico vero Rinascimento che si è tentato nella storia europea, è quello legato al Medioevo, quello delle cattedrali romaniche, quello quindi di un'altra dimensione, dove ovviamente si ritrova anche la dimensione spirituale. Ma questo non vuol dire che ecco, credo che non ci sia mai in Simone Weil una... Ci sono dei giudizi recisi sui quali si può essere d'accordo o non d'accordo, io su molti non sono d'accordo, ma però non c'è mai una chiusura mentale per dire io do questo giudizio sul Rinascimento e quindi non mi interessa nessuno. No, quello non c'è. Ecco. Poi, insomma, questa donna è nata nel 1909, è morta nel 1000, cioè si è morta giovanissima, no? Suo fratello era nato nel 1906, è morto nel 98, lei è morta nel 1943, ha attraversato non so quante culture, perché noi vediamo qui no, nel rapporto epistolare con il fratello, vediamo anche la sua conoscenza del sanscrito, giustamente è stato citato il canto del Beato Signore, Bhagavad Gita, André l'ha studiato da ragazzino con un grande maestro, Simone Weil lo studia nel 40, anche lei avrà l'occasione di studiarlo a sua volta con un grande maestro, quindi sapere sanscrito, le tradizioni filosofiche, le tradizioni religiose, la mitologia, parlo per Simone, il folklore, ha accumulato una quantità di conoscenze, ma non è un coacervo di conoscenze, ecco, sono tutte
collegate, e questo forse ci fa scoprire anche il piacere di tornare a una cultura che, come dicevate, non sia, no, perché sembra ormai il divario fra la cultura scientifica e la